Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su Dark Souls 3 per una sfida con un altro boss. Quindi, dirigiamoci velocemente. Un attimo, facciamo un'altra cosetta. Acquistiamo qualche freccia, tanto le anime le perderemo sicuramente, quindi bene o male me ne frego altamente. Dove sono le mie frecce? Proprio dovremmo acquistare qualche set. Voi che dite? Voi cosa mi consigliate? Allora, ma si acquista qui frecce a volontà, ragazzi, che ci servono come il pane. Se qualche volta mi vedrete guardare da un'altra parte è perché sto lavorando e quindi no, mi sto lavorando in casa per un piccolo lavoretto e quindi devo tenere sempre un occhio sull'altro PC. Una volta ogni tanto posso concedermi qualche piccolo sfizio di registrare mentre sono libero ma allo stesso tempo impegnato ed è dura la vita. Che ci volete fare? Quanta nebbia qui. Procediamo con calma. Cioè, guardate quello appeso, proprio come la merda, sopra il mio cappellino. Tu non sai cosa. Così. Ma quello lo devo eliminare per forza, tipo. Muorici! Guardate, piccolino quant'è. Se volevi provare a distruggermi. Dove sono? Guardate, sono come le merde. Si nascondono. E questo scudo lo odio. Allora, io devo fare una cosetta. Allora, le merde attaccano di spalle. Ok, possiamo. Posso? Togliti, stupido mostro. Fortunatamente nello scorso video avevamo trovato questo shortcut che ci ha salvato la vita, perché bene o male ci accorcia tantissimo quella zona paludosa e possiamo andare avanti. Adesso l'unica seccatura sono. Vediamo, è questa o è l'altra zona? Un attimo. Ogni volta mi confondo, devo abituarmi ancora a questi piccoli shortcut. Ok, dobbiamo eliminare urgentemente e con velocità. Questo è importante eliminarlo subito. Ci darà solo problemi. Ok, qui sono in due, giusto? Sì. Quindi dobbiamo evitare di aggrare quell'altro tipo. Uccidiamo questi. Però non lo faccio molto lentamente. Poi mi sbizzarrirò con loro. Ok. Quindi sperando che. Ho sbagliato. L'ho preso però. Non fatevi mai chiudere. Ok, ce l'ho fatta. Sono stato molto fortunato perché ho sbagliato un paio di mosse e quindi potevo rischiare tantissimo. Bene, consumiamo un'altra fiaschetta. L'altro invece non lo affrontiamo. Andiamo direttamente spediti al boss. Vado, adesso lui sale e noi scendiamo.
Mi dispiace, devo andare via. Ho una boss fight da combattere con la nostra splendida Claymore. Non mi seguire. Perfetto, vedi... Ah! Un filmato. Filmato di intermezzo, se vogliamo essere più precisi. O cutscene, se vogliamo fare gli inglesi. Ok, questo è cattivo. Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. È senza sgaglie, quindi... Well, I will not give him up. For he is all that I have. Mamma mia, cosa brutto. Cos'è, la versione pezzente di un drago? Ci romperà il culo sicuramente, ragazzi. Quindi preparatevi i fazzoletti. Guardate a quello, il figlio di Troia. Secondo voi il danno oscuro farà? Vedo già il trucchetto per incularmi a questo tizio. Dai, attacca. Curati qui, perfetto. Stagli sotto. Stagli sotto. E infatti, stagli sotto perché ci rompe il culo. Questo è un dato di fatto. Curati, bravo. Vai indietro, questo è cattivo. Facciamo finta che sia un drago, ma lui ha la coda, quindi ci può rompere il culo. Va bene, tranquillo. Ocelot! Snake, cazzo! Cazzo sta succedendo? Ah, ecco. Curati, curati, come se non ci fosse un domani. Qui schifo. Schifidol, vieni qui, dai. Cristallo. Chissà come me lo sospettavo. Mi ricordi troppo qualcuno. Bellissimo, tre attacchi tutti. Se piace. Attenzione. Sì, però attacca. Puoi attaccare? No, non vuole attaccare. Il mio personaggio non attacca più. Si sta ribellando contro di me. Non so quale. Fallo avvicinare. Fallo avvicinare. Fallo avvicinare. Via. Non mi piacciono i cristalli. Non so cosa sto colpendo. E la ricarica sta stamina. Ma non lo colpisce, questo è il problema, ok. Ma dai, non riuscivo a colpirlo soltanto per questo. Non è un problema, non è una boss fight difficile, quindi si può fare. Allora, lo scudo, inutile. Rimettiamo quello per gli attacchi fisici, va bene. Il problema della spada è che ha un taglio così. Quindi a me serve un taglio così per colpire le molli membra di quell'essere. Riutilizzeremo la brace e andremo lì, tutti belli, tranquilli, freschi. Potevo armonizzarmi qualcosa di meglio, ma non l'ho fatto. Sono un coglione, ma lasciamo perdere. Ah, cosa vi sciotto adesso? Boom! Vieni qui, stupido.
Non capisci che non puoi fare nulla contro di me? Dai. Non me lo locca, naturalmente deve essere lui a portata mia. E questo se ne va. Andiamo via, facciamoci una breve corsa. Eh no, mi dispiace. Opla. Non ho tempo da perdere con voi ignoranti. Beh, la boss fight potevo anche vincerla al primo colpo. C'è stato quel piccolo problema con la spada che non colpiva il nemico. Ah, ok, è morto, si è suicidato, grazie. Io devo risalire. Devo risalire perché ho sbagliato buco. Non devo andare al piano terra. Primo piano, va benissimo. Eliminando quei tre cavalieri dovremmo riuscire a vincere la boss fight in modo abbastanza semplice. Quindi partiamo da quello, stavolta cercando di non fare i coglioni. Ed allora, vaffanculo, vaffanculo l'arco. Mamma mia, veramente uno schifo. Che cazzo fa? Gioca a nascondere. Guardate, ci trolla. Quanto amo l'intelligenza artificiale di un Souls. Soprattutto. Guardate come ci fate con l'arco. Backstep inutile. Cioè io devo morire qui per un coglione del genere. Non funziona il backstep, ragazzi, non funziona. Spiegatemi voi cosa dovrei fare io. Questo, adesso ve lo accedere. Perché già mi sono rotto palesemente i coglioni di questa buffonata. Quindi se il backstep non funziona, vaffa. Oh cazzo. Vieni qui, sali. Cioè io devo sprecare adesso una brace, adesso, perché il mio personaggio si rifiuta di fare il backstep. Quindi ditemi voi se questa è onestà. Che poi non è nemmeno un backstep, è un di traverso. Vaffanculo. Voglio risparmiare le fiaschette, non posso. I nemici che non... Ma da... Ok, lasciamo perdere. Adesso il gioco... Spero tanto che uscirà una patch che corregga questo schifo, perché è veramente uno schifo. Perdonatemi se non parlo, voglio almeno arrivare al boss perché è veramente vergognoso. Fin quando si scherza, signori, va bene, ma quando si supera un limite, cioè potevo sconfiggere questo coglione tranquillamente. Testa ti prendo, testa di minchia. Devo stare attento alla... curati. Bravo. Non ne ho paura, tranquillo. Beccati questo, beccati questo. No, si attacca come se non ci sono domani. E non è ti incazzi perché non me ne fotto una beata. Minchia. E basta, ok, vabbè, il mega danno è giusto così, ragazzi. Super raggio. Cazzo, maledizione. Ecco, maledizione. Curati. Stavolta hai trovato lo scudo. Ah. Ok, toglie più di metà vita, quindi due attacchi e morite. Wow, Dark Souls. Questo è l'attacco per...
Ah, vero, su certi punti non attacca, quindi sono costretto. Vai via, curati, bravo. Dai, attaccalo, però attaccalo, manca poco. Vaffanculo, due colpi, due tentativi ci sono voluti per eliminare sto boss. Ragazzi, è una minchiata. State attenti soltanto ai super attacchi, perché da quello che ho capito io Dark Souls 3 è fatto così. Cioè, hanno messo degli attacchi potentissimi per o shottarvi o bishottarvi. Non c'è niente di difficile. Questo è Dark Souls 3 e odio ammetterlo, lo dobbiamo accettare così. Quindi non è che mi sia divertito più di tanto. Due tentativi. A me lo se fa incazzare sono per esempio i difetti tecnici. Backstep, colpo alle spalle. O meglio, io lo so, non è una traduzione letterale. Però cazzo, arrivi al punto che il backstep me lo fai di fianco, cambiami il nome e io lo accetto. Allora, vendiamo oggetti perché voglio farmi un livellino. Va bene così, ce la facciamo. Si tolga. Perfetto. Il livellino lo possiamo fare, ci leggiamo l'anima e ci salutiamo. Abbiamo affrontato sto boss. Non era nulla di particolare, una claymore più 9. Avete visto il danno. Forza. No, vitalità. Mi serve, la vitalità la porto a 25, la volevo lasciare a 20, ma visto che i nemici shottano, non posso fare nulla. Comunque quel nemico che abbiamo affrontato, questo boss, è sicuramente il figlio di Sith, o meglio un di Sith senza scaglie. Però non so, l'attacco cristallino con maledizione era tipico di Sith, quindi chi ha giocato il primo Dark Souls lo sa. Anima di Oseiros, il re consumato, un'anima corrotta e intrisa di potere. Usala per acquisire numerose anime o trasferiscile per estrarne la vera forza. Che poi c'è da dire una cosa. Quando abbiamo trovato l'anello di Oseiros, da quello che si è capito era un re, perché doveva essere assassinato, era il re di questo luogo. Punto. Quindi forse avrà fatto esperimenti su di lui e sarà diventato, non so come ha fatto a diventare un drago, non lo sapremo mai. Oseiros impazzì nel tentativo di utilizzare il proprio sangue reale per uno scopo più alto e giunse presso gli eretici dell'archivio centrale, dove scoprì la fede corrotta di Sith, il drago pallido, si sapeva. Quindi tramite la... quindi questo boss sicuramente non è il figlio di Sith, il senza scaglie, però Oseiros utilizzò la conoscenza di Sith per trasformare egli stesso in un drago, punto. Io la vedo così, poi se voi volete speculare oppure avete la vostra opinione, scrivetela nei commenti e ne parliamo insieme. Tanto siamo qui per questo. Adesso, con quest'anima, io anelo una cosa importante. Anime cristallizzate, ti prego dimmi che c'è. No, soffio del... soffio del drago bianco. Esale il soffio di cristallo di Sith, il senza scaglie. Spettacolare. Nessuna arma? Mi aspettavo di meglio, però vabbè. E come arma invece? Nessuna arma. Quindi soltanto questo. Va bene. Quindi ragazzi, abbiamo affrontato Oseiros, il re consumato. E nel prossimo video andremo avanti. Vi ringrazio sempre per avermi seguito e un saluto a tutti voi. Ciao a tutti.